Un'opposizione sorprendente, fuori dalle miniere di carbone. Sole, 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 ecco che arriva, continua. La data odierna sul calendario arcangelo è infinito 0n5a1n8a1a1 infinito infinito c8a8a8a8a8 infinito infinito b1tt infinito. Ci sono ulteriori informazioni e una leggenda per il calendario disponibile presso arcangelicalendar.com. E per favore non dimenticare di mettere mi piace ai commenti, condividere e iscriverti. In linea con il tema delle informazioni concise più pertinenti. Gaia al momento è dominante nell'aria ma cambierà secondo necessità durante il giorno. Quando è stabile nei suoi movimenti, lo siamo anche noi quando è attiva lo stesso anche per noi. Nelle parole del Coco de Gorilla, tramite la lingua dei segni, we are nature. Come previsto, l'oscurità organizzata ha richiesto backup. Questo ci consente di ottenere l'aiuto dell'alleanza siriano-pleadiea-arturiana e per questo ti ringraziamo. L'alleanza, la Legione Galattica e le Legioni Intergalattiche stanno inviando enormi sconvolgimenti energetici agli esseri malvagi che la Legione Ribelle sta attualmente incontrando. Comprendiamo le minacce che l'oscurità organizzata sta causando e a chi sono diretti. Comprendiamo anche che è difficile minacciare la divinità onnipotente con minacce oziose. Ci ricorda Nimrod, lanciando la sua freccia nel cielo nel tentativo di uccidere la fonte del creatore che si espande all'infinito. L'unica differenza è che questo regime di arcangeli attualmente impegnato è molto più aggressivo rispetto a quando Raffaello era nella posizione di Metatron. Il collettivo di Metatron, la maggior parte dei quali è iniziato come umano. Al momento era la soluzione migliore per guidare le legioni. Questo cambio è stato avviato dallo stesso Arcangelo Raffaele, poiché è l'unico modo in cui questo cambiamento avrebbe potuto avvenire. Ci sono circa 6 grandi razze di stelle che si oppongono alle operazioni nei Caraibi. Uno è scioccante, per non dire altro. Mi permetterò di dire che questa razza specifica è il motivo esatto per cui la Federazione Galattica della Luce non è stata direttamente coinvolta nel conflitto sulla Terra. La Federazione si è così nominata Croce Rossa Galattica, meno l'assurdità dell'attuale Croce Rossa ma con la propria versione di assurdità. Sulla Terra ci sono persone vere, che hanno sentimenti reali e che la divinità ama personalmente. Devi incoraggiare i tuoi simili a prescindere dalle loro convinzioni. La maggior parte dell'umanità è spaventata e confusa, questo non li rende cattivi. Le informazioni che ti vengono presentate quotidianamente non sono per tutti, non perché non meritano di essere conosciute, ma a volte sono semplicemente troppo vaste per essere comprese da chiunque senza esperienza diretta. Un'amichevole promemoria che il supporto metafisico del coronavirus è sparito, in quanto era già un santo che abbiamo già retrocesso. Detto questo, le persone si ammalano per una serie di ragioni. Ogni nemico dell'umanità è uscito dalle miniere di carbone per estrarre una sorta di grande schema. Questi tentativi, dilettantistici, e quasi, da cartone animato, passeranno inosservati praticamente da tutti, ma da quelli che li fermano. Come abbiamo già accennato, siamo nel mezzo di un massiccio aggiornamento dal nostro Sole, e di nuovo questo non proviene dal nostro sistema solare ma dalla nostra galassia. Ciò causerà grandi cambiamenti nella nostra vita quotidiana, ma capisci che è molto necessario. L'unico modo per evitarlo sarebbe di spegnere tutti gli articoli a base elettrica durante il suo picco. Il che è impossibile considerando che anche il corpo umano è un articolo a base elettrica.
Ho vissuto a Brooklyn, New York, New York per 30 anni. Sono stato negli ospedali di New York per vari motivi durante la mia vita ed ero un EMT volontario nei miei primi anni 20 per migliorare ulteriormente la mia esperienza con gli ospedali di New York. In una giornata lenta, senza problemi di salute pubblica, c'è gente da parete a parete e il caos assoluto. Ricordo persino che i pazienti di un ospedale di Brooklyn avevano ricevuto l'ordine di mantenere la pressione sulle loro ferite perché non avevano abbastanza personale per accogliere tutti, e questo era solo un giorno feriale casuale. Semplicemente basato sulla legge delle medie, c'è qualcosa fuori con chiunque ti mostri una sala d'attesa vuota dell'ospedale di New York, semplicemente non succede in una grande area metropolitana. Stanno ricevendo afflussi, potrebbero non arrivare con i problemi previsti, ma sicuramente entreranno. Non c'è chiaramente niente in corso, e la quantità di sforzo che si sta facendo dovrebbe essere una prova sufficiente per dimostrarlo. L'unico modo per navigare è usare il tuo intuito e fidarti esclusivamente. La prossima ondata di risveglio sta per sorgere, sii pronto ad accoglierli. Strumenti di oggi. Per garantire che siamo adeguatamente protetti, sarai in grado di scegliere tre strumenti che non scadranno, purché li porti con un cuore puro. Suggerirei di usare gli strumenti degli arcangeli che conosci meglio se decidi di scegliere questa opzione. Tieni sempre presente che preferiamo utilizzare i tuoi strumenti e le tue abilità, ma sei più che benvenuto a usare gli strumenti di seguito. Gli strumenti di oggi saranno attivi fino al prossimo post tranne per i tre che desideri equipaggiare a lungo termine, tieni presente che puoi avere solo tre attivi per un uso a lungo termine alla volta. Usa la leggenda seguente per aiutarti a decifrare come utilizzare al meglio le armi elencate. Passivo, uguale nessuna intenzione necessaria da utilizzare o inserire. Funzionerà da solo quando accetti la sua presenza. Tutto quello che devi fare è dare l'autorizzazione e funzionerà per tuo conto. Attivo, uguale intenzione necessaria per usare. Aggressivo, uguale attaccherà prima che qualcosa abbia la possibilità di farti del male, oltre lo spazio e il tempo. Abbiamo subito grandi cambiamenti e quindi gli strumenti basati sulle armi indicati di seguito possono essere inseriti nel terreno per richiamare i download. Attivo, passivo e aggressivo in qualsiasi parte dell'universo. Il team di Violet Flame si è spostato su un'impostazione 9, il che significa che il controllo totale è raggiunto e noi rimarremo così secondo necessità. Se vedi che la squadra della fiamma viola è esattamente la stessa del giorno precedente, è perché siamo attualmente impegnati in un problema urgente. È contro la nostra politica generale cambiare posizione durante la battaglia a meno che non sia una necessità assoluta. La squadra di fiamme viola è la seguente, e non è in alcun ordine particolare Arcangelo Germaine. Arcangelo Ansiel, Arcangelo Briatos, Arcangelo Emanuel, Arcangelo AF, Arcangelo Batcol, Arcangelo Agla, Arcangelo GZRL, Arcangelo Galizur, Arcangelo Varmiel, Arcangelo Macdil, Arcangelo A, Arcangelo. Arcangelo Tatrasiel, Arcangelo Adonikel, Arcangelo Adonai, Arcangelo Nuriel, Arcangelo Araiel e Arcangelo Cerviel. Attivo. La leggendaria spada dell'Arcangelo Michele è in grado di gestire qualsiasi cosa, poiché è completamente onnipotente, non è possibile raggiungere alcun livello di coscienza che questo non possa tagliare. È anche un'arma straordinaria contro l'elettronica e la tecnologia in quanto può scavalcare qualsiasi circuito. Passivo, attivo e aggressivo. Il campo radiante dell'arcangelo Isaac assomiglia molto al campo di forza di Magnetos e reagisce a qualsiasi forma di vita con energia amorosa o con un'esplosione di trasmutazione di un vasto potere.
passivo e aggressivo. Le spade dell'abbondanza dell'Arcangelo Leone sono una spada d'attacco passiva e aggressiva che ha una volontà completa. Non cercare di cedere, ti metterai solo in mezzo, equipaggerai e andrai. Passivo e aggressivo a corto raggio. La sfera dell'Arcangelo Baruchiel è ottima per incoraggiare la guarigione di vecchie ferite. Questa lattina è perfetta per supportare i tuoi sogni e le tue ambizioni, ma può anche far cadere gli esseri in un'altra galassia quando necessario. Passivo. Il corno dell'Arcangelo Duma fa tacere le parole di coloro che parlano contro di te. Questo strumento è ottimo sia per questioni legali che per argomenti. Il mondo non porrà mai orecchie sulle parole negative contro di te poiché il corno di Duma distruggerà le parole mentre escono dal respiro. Passivo e aggressivo. La spada del destino dell'Arcangelo Marmarot è di gran lunga lo strumento efficace di trasmutazione della linea temporale esistente. Questo strumento molto simile a quello di Leo è un set dimentica che ci è voluto. Dai solo il permesso. Passivo e aggressivo, lungo e corto raggio. Diana, la raffica di frecce fiammeggianti della dea Artemide illuminerà il pianeta Terra con amore. Richiamala a un bersaglio, consentile di agire nel tuo migliore interesse senza che tu lo sappia, in entrambi i casi. Questo è uno strumento potente. Aggressivo e passivo lungo e corto raggio. Il personale di controllo dell'energia dell'Arcangelo Cocobiel può regolare il flusso di correnti energetiche, invertirle o reindirizzarle. Questo è anche un ottimo strumento per creare griglie e attivare strutture maestose. Adatto a tutti gli incarichi nell'elenco di oggi. Attivo lungo e corto raggio. Il tridente di Kalima può gestire qualsiasi cosa in quanto è completamente onnipotente. Estremamente efficace sulla vita e sul masso. È un'arma straordinaria contro l'elettronica e la tecnologia, in quanto può scavalcare qualsiasi circuito. Questo è un ottimo strumento per qualsiasi compito. Si prega di notare che i prossimi tre strumenti devono essere usati in combinazione. Ci vengono inviati per aiutarci a sostenere i nostri corpi fisici. Si prega di continuare a utilizzare questo strumento quotidianamente. Stiamo iniziando a rimuovere i blocchi energetici che circondano l'abbondanza. Se hai bisogno di aiuto utilizzando gli strumenti di seguito. Immagina lingotti d'oro usando la bacchetta dell'Arcangelo Ariel e incendialo usando le spade dell'Arcangelo Nasaragiel e dell'Arcangelo Israfil. Dico che immagino l'oro perché Gaia controlla l'oro e il denaro contante, beh, sai quella storia. Inoltre, la Federazione Galattica commercia in oro e manifestandosi in questo metodo si allinea con i loro metodi valutari e qualsiasi sistema valutario basato sulla divinità. Attivo. La bacchetta di conforto dell'Arcangelo Ariel ti aiuta a evocare qualsiasi necessità tu possa avere. È uno strumento meraviglioso e confortante quando equipaggiato. Attivo, aggressivo e passivo a lungo e corto raggio. La spada fiammeggiante dell'Arcangelo Israfil può proteggerti da tutto ciò che ti viene indirizzato su una scala macro o micro. Può anche accelerare il tempo in cui qualcosa che desideri manifestare verrà realizzato. Attivo, aggressivo e passivo a lungo e corto raggio. La spada fiammeggiante dell'Arcangelo Nasaragiel può mettere in ginocchio qualsiasi energia negativa. Può anche rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono a qualcosa che desideri manifestare. Compiti. Ognuno ha la libertà di lavorare a proprio piacimento, ma non al proprio posto, poiché questi sono incarichi molto sensibili al tempo fino a tardi. Siamo nel mezzo di molte cose che richiedono la nostra attenzione diretta. 1. Abbiamo un vero problema di instabilità temporale in aumento e questo supererà qualsiasi pandemia che potremmo mai affrontare.
Pandemia, catastrofe e tumulto sono sintomi di problemi all'interno di una linea temporale. Di cui stiamo parlando è un crollo della meccanica quantistica che sta alla base della nostra realtà. È causato dall'instabilità dei cristalli lemuriani e atlantidei che è ancora in corso al momento. Entrambi questi cristalli sono coinvolti in un gigantesco gioco di rubare la bandiera, e chiunque può controllare questo cristallo abbastanza a lungo otterrà la base. Continua a lavorare sui Caraibi caricando il cristallo di Atlantide con il plasma Rainbow e fai altrettanto per il cristallo centrale di Lemuria. Resta il più a lungo possibile. Ricorda che stai competendo con esseri che sono posizionati proprio accanto a questi cristalli detti. Continua ad aiutare a liberare le vittime della Terra colpendo gli esseri malvagi ammantati che la Legione Ribelle sta incontrando in questo momento. Vedi le assegnazioni di ieri se non ricordi. 2. Le anime Walking stanno diventando un problema. Sono evidenti e molto ovvie. State attenti. Non siamo indifesi contro questo nemico nascosto. Poiché esistono tecniche comprovate che funzionano all'istante. Gli attacchi metafisici alla parte posteriore della testa diretti direttamente sul midollo sono il modo più veloce per rimuovere una camminata malevola. Se sospetti che qualcuno sia stato compromesso, assicurati di colpire lì, se non c'è nulla allora non avrà alcun effetto. Se è presente il contrario, lo saprai immediatamente e il bersaglio potrebbe avere mal di testa. Il lieve disagio è molto meglio dell'alternativa con cui sarebbero rimasti. 3. L'arcangelo Zofil ha confermato un numero molto elevato di vittime non vittime di tratta di esseri umani. Abbiamo aperto molte cose che ci stavano bloccando psichicamente e quindi saranno visibili molte più vittime. Aiutate a trovare le vittime rimanenti mettendo un simbolo di infinito sulla fronte. La maggior parte di queste vittime sono nelle profondità delle catacombe sottoterra. Per favore, sii diligente con questo incarico poiché è estremamente sensibile al tempo. La meditazione di oggi è al di sotto. Divertitevi.